La migliore prestazione dell'era Pillon merita una conferma circa la formazione che il tecnico trevigiano schiererà nel match di domani, ore 15, all'Adriatico Cornacchia di Pescara contro il Cesena. E così, con la sola eccezione di Balzano, la cui stagione è finita e che sarà rilevato da Fiamozzi, Pillon è orientato a confermare la squadra di Terni per 10 undicesimi. Gravion terrà la maglia da titolare nonostante il rientro di Coda, Macini in mediana con Valzani e Brugman, in avanti Capone con Pettinari e Mancuso, ancora indisponibile Falco, oltre ai soliti Campagnaro, Bovo e Proietti. Pillon continua a tenere il profilo basso, bene a Terni, ma domani sarà una gara durissima. Come abbiamo messo alle spalle la sconfitta di Vercelli e siamo stati bravi a rimetterci sul campo, sul pezzo, a lavorare sodo per arrivare giusti alla partita, lo stesso dobbiamo fare, la stessa cosa, avendo vinto a Terni, rimettere la testa lì, perché è essenziale, perché noi non possiamo andare in campo molli, dobbiamo essere tosti, perché troviamo una squadra tosta, conoscendo il suo allenatore. Ci siamo trovati di fronte tantissime volte in questi anni, è sempre stato degli scontri molto duri per tutti e due, perciò un grande rispetto dell'allenatore, della persona che stimo, insomma lo conosco bene, sicché grande rispetto, ma domani quando si scende in campo poi sarà la battaglia, come è giusto che sia. Non credo Baricento Brasso, perché ho visto l'ultima partita contro, hanno aggredito alto, nel senso che sono stati con Frosinone, sono stati molto propositivi, hanno pressato molto alto, non li hanno fatti ragionare, hanno fatto una partita molto efficace, molto tosta. Dipende dall'atteggiamento che vorrà assumere lui qua. No, per adesso devo dire che mi trovo molto bene qui, a Pescara c'è tutto per poter far bene. C'è solo da raggiungere questa salvezza che mi toglie sto peso che ho, questo macigno, perché finché non arrivo all'obiettivo io sono fatto così, non c'è un modo di mezzo centimetro. Anche il tecnico Cesena Teccastori dovrebbe dare continuità alla squadra che ha battuto con merito il Frosinone, con Laribi e Kupić ai fianchi dell'unica punta Yalow, non convocato Cacia. Siamo in un buon momento, affrontiamo una squadra che lo stesso è in un momento positivo. Pillon ha raddrizzato la baracca, ha rimesso a posto le cose. Il Pescara secondo me è una squadra che si poteva giocare la promozione in Serie A. Oltremodo ha sicuramente, come ho letto anche dalle direzioni di Pillon, una ottima condizione atletica, e di questo non ho dubbi, perché conoscendo Zeman le sue squadre arrivano sempre a fine campionato con la gamba al ritmo giusto, perché so benissimo come lavora lui. Quindi per noi ci sarà da soffrire, da correre molto domani. Però a questo siamo pronti e preparati, perché anche noi abbiamo una buona condizione e soprattutto abbiamo il morale alto dopo la vittoria sul Frosinone.